Lago Maggiore recuperato in località Ponte Casletto il corpo dell'uomo che prima di togliersi la vita avrebbe accoltellato e ucciso la compagna. Recuperata dai vigili del fuoco l'auto finita nel Po a cavallo tra domenica scorsa e ieri, nessuno all'interno, il proprietario era in discoteca. Vinum ad Alba, inaugurata la più grande enoteca a cielo aperto, proseguirà per altri due fine settimana. Restauro del pavimento della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, coinvolto il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Ne parliamo con il direttore Michela Cardinali, nostro ospite. Benvenuti ad una nuova edizione di TG Piemonte. Iniziamo subito dalla cronaca. Trova conferme l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per i due morti, un uomo e una donna sul Lago Maggiore. Le vittime sono appunto una donna di 49 anni accoltellata nella sua abitazione nel centro di Dormelletto, comune della provincia di Novara sul Lago Maggiore, e un uomo più giovane di 12 anni. I due avevano da anni una relazione che alcuni testimoni definiscono burrascosa. Dopo aver ucciso la compagna, quest'ultimo ha lasciato l'appartamento e si è lanciato con l'auto da un ponte di San Bernardino nel Verbano. Le indagini dei carabinieri sono in corso. È stata recuperata l'auto in località Ponte Casletto, non senza difficoltà, mentre il corpo dell'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco poco più a sud. È una tragedia che colpisce duramente l'intera comunità. Due famiglie conosciute e ben inserite sono distrutte, commenta così il sindaco di Dormelletto, Lorena Vedovato. La madre della vittima, sconcertata, continua a ripetersi sconvolta: non ci credo, perché? Perché solo ieri avevamo riso e scherzato. Ed è stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco con l'aiuto delle forze dell'ordine una piccola utilitaria bianca che tra il 24 e il 25 aprile è finita nel fiume Po. Aveva le luci accese, ma nell'abitacolo non c'era nessuno, il freno a mano non era inserito bene. Il proprietario rintracciato era in una discoteca vicina. Vediamo. Era probabilmente parcheggiata in questo punto l'auto bianca, la piccola monovolume, che tra il 24 e il 25 aprile verso le 2.30 in Corso Moncalieri all'altezza dell'autovelox è finita nel fiume Po. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che quando hanno visto la piccola auto eclissarsi nel fiume con le luci accese hanno pensato ci fosse qualcuno a bordo. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco. A bordo dell'automobile, per fortuna, non c'era nessuno e dagli accertamenti è risultato che il proprietario, che si trovava in una discoteca qua vicino, aveva probabilmente parcheggiato l'auto con il freno a mano non inserito bene e l'auto è scivolata nel fiume. Il veicolo probabilmente è finito giù per questa scarpata e, come vedete, ha divelto parte della ringhiera che separa la passeggiata dal bordo dove si affaccia il fiume Po. L'auto deve essere passata in questo punto della scarpata. Per terra ci sono ancora i segni del suo passaggio, tra cui anche dei rami di albero spezzati. Questa parte del muretto è stata probabilmente una sorta di trampolino per il veicolo che è andato a finire contro la ringhiera. La monovolume ha sfondato la ringhiera proprio in questo punto e, come vedete, l'impatto ha fatto saltare i bulloni che tenevano proprio la ringhiera al cemento. Il parapetto è ancora piegato dopo l'impatto con l'auto e ci sono ancora le transenne messe da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per segnalare questo punto pericoloso. Da queste immagini si vede il lavoro da parte dei sommozzatori, dei vigili del fuoco per il recupero dell'auto. Il proprietario in breve tempo è stato rintracciato. Cambiamo argomento. Teatro Reggio di Torino, dopo 13 mesi di commissariamento al suo nuovo sovrintendente francese Mathieu Jomain, 43 anni, vice direttore del Teatro de Champs-Élysées, che sarà operativo a tempo pieno dal 1 luglio. Sindaco di Torino e presidente della fondazione dell'ente lirico, Stefano Lorusso, lo ha presentato ufficialmente alla stampa.
E Matteo Giuveni, il nuovo sovrintendente del Teatro Regio di Torino. Vice direttore finanziario del Teatro de Champs-Élysées, è stato nominato dopo 13 mesi di commissariamento. Il nome di Giuveni è stato selezionato da consiglio di indirizzo presieduto da sindaco Lo Russo da una lista di 25 aspiranti. Un teatro regio funzionale e prestigioso che produca cultura con impronta internazionale, ha spiegato il sindaco di Torino nel giorno della presentazione ufficiale di Matteo Giuveni. È per noi come consiglio di indirizzo un grande onore, un grande privilegio poter presentare alla stampa il nuovo sovrintendente della nostra fondazione, del Teatro Regio, Matteo Giuveni. La città ha bisogno di un teatro regio funzionale, di un teatro regio che torni a far diventare, come dire, prestigioso lavorare a Torino e ovviamente scambiare le produzioni con quelle che sono le produzioni del resto d'Europa. Ovviamente noi siamo ansiosi di avere in servizio il nostro nuovo sovrintendente, siamo convinti che dal momento in cui questa fase di transizione sarà terminata, potremo davvero mettere la parola fine a una stagione e mettere una parola inizio a quello che è il futuro del Teatro Regio, futuro che il Consiglio di Indirizzo ha messo nelle mani del nostro sovrintendente Matteo Giuveni, cui cedo la parola. Veramente una impressione, devo dire, incredibile di essere qui in questo teatro oggi. Io volevo arrivare anche prima, ma forse il mio lavoro a Parigi mi ha preventato di venire prima, ma veramente sì, una grande emozione di vedere la Turandot questa sera, di poter tornare nel teatro dopo della norma, che era già una cosa incredibile. È un sentimento di tranquillità e di benessere qui, veramente. Tra i suoi obiettivi, un teatro regio più internazionale? Ma forse la dimensione internazionale è per me molto importante. Prima le opere che faceremo nel teatro, prima anche le relazioni con diversi teatri nell'Europa. Io sono francese, ho lavorato molto all'estero e questa dimensione anche è la dimensione fondamentale del mondo lirico, perché forse il mondo lirico in Italia è una cosa molto particolare, ma anche in Francia, anche in Austria e tutto questo, e veramente questa dimensione è molto importante e credo che anche la dimensione internazionale è una cosa molto importante per Torino, anche per la sua storia, ma anche per il presente. Allora forse la dimensione internazionale sarà una cosa molto importante, certo. E ora vediamo la situazione Covid giornaliera. I nuovi casi positivi sono 1642 e 3 nuove vittime nelle ultime ore. Torna a salire la pressione ospedaliera con un ricovero in più in terapia intensiva, 23 in totale e 23 in più negli altri reparti ordinari per un totale di 841. E a partire da oggi in Piemonte gli over 80 non fragili potranno prenotarsi per effettuare il richiamo della quarta dose del vaccino anti-Covid anche in farmacia. Resta comunque sempre valida la somministrazione da parte del proprio medico se vaccinatore. Al via le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid anche in farmacia per gli over 80 non fragili. L'ha autorizzato il DIRMEI della Regione Piemonte, il Dipartimento Interaziendale per le Malattie ed Emergenze Infettive, oltre alla possibilità di eseguirla presso il proprio medico di famiglia se vaccinatore. In ogni caso le ASL procederanno come sempre alla convocazione di tutti coloro che hanno già maturato i tempi per la quarta dose. Sono già oltre 151.000 gli SMS inviati agli over 80 che possono ricevere questo nuovo richiamo. Siamo contenti, ha dichiarato il presidente di Federfarma Piemonte Massimo Mana, che andando verso una situazione di minore emergenza e maggiore stabilità, pur sempre di estrema attenzione verso il Covid, le farmacie possono vaccinare per la quarta dose gli over 80. Prima ci si fermava agli under, prendendosi così carico della fascia di popolazione più anziana che ha enormi vantaggi nell'avere un servizio essenziale direttamente nella farmacia sotto casa. Le farmacie, ha concluso Mana, non hanno mai smesso di vaccinare o tamponare i cittadini, anzi continuano quotidianamente a monitorare la situazione, a fornire servizi e informare correttamente gli utenti. Infine sono 36.000 le quarte dosi totali somministrate finora in Piemonte alle categorie autorizzate a livello nazionale, ovvero le persone immunodepresse che
hanno già iniziato da fine febbraio e a cui si sono aggiunti recentemente gli over 80, fragili over 60 con specifiche patologie e ospiti dell'RSA. E ora ci spostiamo nel Cuneese. All'unanimità il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha nominato come nuovo presidente Ezio Raviola, fino ad allora vicepresidente. Ezio Raviola, imprenditore muregalese nel settore delle bevande di 54 anni, succede a Gian Domenico Genta che da oltre un anno è impossibilitato a proseguire il suo mandato per i problemi di salute legati al Covid. Rinnovati i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e nominato presidente Ezio Raviola. Ecco, un mandato, quello che l'aspetta dei prossimi 2 anni con scadenza 2024, con un impegno non indifferente, ma anche con una bella eredità. Beh sì, io eredito una fondazione in grande forma, eredito qualcosa di importante. Io sono stato insieme al mio predecessore, l'amico presidente Gian Domenico Genta, già dal 2016. Lui a me ha insegnato tantissimo, ha fatto cambiare radicalmente quella che è la nostra fondazione, che era vista come un ente erogatore, ma che invece adesso è diventato un ente che fa dei progetti propri e dà molto al territorio. Ecco, ha creato molto per il territorio. Io ho imparato molto da Gianni Genta, cercherò in questi 2 anni di portare a termine quello che era il mandato che già, l'ultimo mandato che nel 2020 avevamo fatto nel piano programmatico, e sono convinto che grazie alla collaborazione di tutto il Consiglio Generale, che ringrazio per avermi nominato all'unanimità, tutto il nuovo Consiglio di Amministrazione, a cui do il benvenuto a Claudia Martin, che era già, faceva già parte del Consiglio Generale, e tutta la struttura mi daranno una grande mano per portare avanti quella che è la più grande fondazione della nostra provincia e che è una delle più grandi fondazioni in Italia. Infatti non a caso solo una decina di giorni fa circa è stato approvato un bilancio storico. Sì, il bilancio che abbiamo approvato l'11 aprile è il bilancio come erogazione più importante di sempre. Avremo 38 milioni di euro da poter erogare sul territorio. Questo bilancio è un bilancio grandioso, ma non dobbiamo mai fermarci, perché giustamente noi dobbiamo sempre far crescere la nostra fondazione. Il bilancio che è stato approvato è un bilancio che ha diversi fattori. Il primo, sicuramente, bisogna ringraziare tutta la struttura che ha lavorato e continua a lavorare in maniera importante giorno e notte per cercare di creare valore e per poi valorizzare il valore che è stato creato. Abbiamo poi avuto, grazie alle grandi intuizioni di Gian Domenico Genta, nell'accorpamento della banca, e quindi essendo passati l'intesa, oltre 25 milioni di euro di dividendi che ci sono stati dati da Intesa San Paolo, e non ultimo, ma anche importante, 7 milioni di risparmi di tasse, grazie al lavoro fatto da Acri in questi anni, che hanno diviso di oltre il 50%, sceso del 50%, quello che erano le tasse che noi dovevamo pagare sui dividendi. Centinaia di visitatori ad Alba per il primo weekend di Vinum, la fiera nazionale del vino che propone la più grande enoteca a cielo aperto d'Italia, aperta a tutti gli appassionati. L'inaugurazione sabato scorso e c'eravamo anche noi. Presidente Liana Lena, presidente di Ente Fiera, organizzatore di Vinum, ormai ci siamo, finalmente si riparte con questi weekend e poi inizia un grande periodo per Alba, per le Langhe, per il territorio. Sì, la 44esima edizione di Vinum segna proprio un momento di ripartenza, un momento di ritorno alla normalità, ma soprattutto di convivialità. Vedere questa nuova città in fermento, gli allestimenti, il momento che c'è sul backstage ci ha fatto molto piacere, perché è emozione pura. 2 anni di attesa, come i grandi vini che bisogna avere pazienza per attenderli e per berli, con i loro anni che devono invecchiare, anche Vinum ci ha fatto attendere 2 anni. Ma è una gioia essere nuovo qua. Su questa piazza, su questo cortile, abbiamo appena presentato la 44esima edizione che vede tutti i vini di Piemonte Land su questo territorio, ma vede uno street food di Langa che lo accompagna, Vinum Lab in collaborazione con l'AISE, con le Masterclass e l'ONAF. E poi ci spostiamo in collina, perché la domanda è sempre più di una richiesta di turismo outdoor, quindi avremo le passeggiate gourmet, i grandi cru, avremo Vinum a tavola a Castello di Rodde con un ottimo progetto che vedrà 74 etichette dove i nostri ospiti potranno degustare.
E poi tanto coinvolgimento dei giovani, Vinum davvero ogni anno accoglie centinaia, migliaia, possiamo sicuramente dirlo, di giovani, e ormai anche la Fiera del Tartufo, vuol dire che c'è un rispetto, una conoscenza del mondo enologico e del mondo del food ad altissimo livello già da piccoli. Sì, perché oggi c'è proprio un cambio di marcia, un cambio di cultura, e noi ormai da quando io sono presidente abbiamo voluto porre l'attenzione ai bambini, e quindi nella piazza Risorgimento, la piazza più importante della nostra città, ci sarà Vinum Bimbi. Grazie alla collaborazione con Synergy Outdoor i bambini potranno giocare, ma conoscere quelle che sono le tradizioni, quello che è la nostra terra, quelle che sono le usanze, le abitudini e le tradizioni, e questo pensiamo che a loro, che sono le generazioni future, dobbiamo consentirlo e accompagnarle in questo percorso. E ora il calcio, la Juventus fa sul serio. Con la vittoria sul Sassuolo, Allegri ha messo sicuro il quarto posto in classifica e ora potrebbe puntare al terzo. Napoli infatti è avanti solo di un punto, i giochi sono ancora aperti. Importante successo della Juventus che in trasferta ha sconfitto per 1-2 Sassuolo a Reggio Emilia nel posticipo della 34esima giornata. Una gara in realtà complicata per la Juve, andata in svantaggio al 39esimo per il decimo sigillo in campionato di Raspadori. Ci ha pensato Paolo Dybala a raddrizzare la situazione, a siglare la rete del pari con un bellissimo gol di pregevole fattura. Sul tabellino dei marcatori anche Kean, risultato peraltro tra i migliori in campo. E lui festeggia su Instagram con la frase «Quello che è nascosto nel buio viene sempre alla luce». Massimiliano Allegri dunque si gode il successo contro Sassuolo che consente alla Juventus di blindare il quarto posto e, perché no, fare anche un pensierino per il terzo. D'altro canto, con questa vittoria la Juve sale a quota 66 a meno 1 dal Napoli. È stata una bella vittoria come pesantezza del risultato e per la classifica. Abbiamo trovato un bel Sassuolo che ha fatto una bella partita, ha spiegato il tecnico bianconero in conferenza stampa. Noi siamo stati lì, aggrappati alla gara. Nel primo tempo siamo stati un po' troppo molli. Ci entravano dentro abbastanza facilmente, anche se avevamo avuto delle situazioni favorevoli all'inizio. Poi nel secondo tempo è andata un po' meglio. Nella ripresa Sassuolo ha creato molto, ma nel finale è stato Kean a completare la rimonta e a strappare un risultato prezioso come l'oro in questo finale di stagione. Intanto è cominciato il countdown verso la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Allegri spera di recuperare qualche infortunato anche per dare fiato a chi gioca sempre. La missione Inter è già cominciata. E Torino scenderà in campo domani sera a Bergamo contro l'Atalanta nel recupero della gara rinviata per Covid il 6 gennaio. Nell'ultima partita di sabato vinta contro lo Spezia era presente allo stadio ed è venuto oggi a trovarci negli studi di GRP Mario Fabbri da Tarquinia, il celeberrimo scultore in ligneo di personaggi dello sport e grande tifoso granata. Mario Fabbri ci racconta come è diventato lo scultore del toro. Domani sera ci sarà Atalanta-Toro, ma siamo qui con un personaggio importantissimo per il nostro toro, ovvero lo scultore granata. Ciao Mario. Buonasera. Raccontaci un po' come sei diventato lo scultore granata. Ma allora, è successo non tantissimo tempo fa, il cuore è sempre stato granata da bambino, quindi diciamo che qualche tempo fa tramite Instagram ho contattato Venneri perché Stefano, perché avevo idea di fare un regalo al toro, e lui mi ha messo in contatto con la società e la società ha visto l'opera e gli è piaciuta e me l'ha fatta consegnare in campo per il centenario di Mazzola. E da lì poi devo ringraziare anche Tutto Sport, Gervasi, Alberto, perché mentre tornavo a casa da quel viaggio mi fece una telefonata e mi disse: Mario, c'ho due articoli pronti, uno di chiusura e uno di apertura. Ho chiesto in che senso. Uno chiudo, apro e chiudo. Mario Fabbri ha presentato quest'opera e grazie. Oppure di apertura promettiamo che ne faremo altre, che magari c'è il sogno di fare una mostra al Philadelphia. E questa cosa mi è piaciuta, insomma, ho detto sì, ok, apriamo. Da lì ho fatto altre opere, come magari chi ha seguito Orgoglio Granata ha visto. E degli articoli che mi ha fatto anche Tutto Sport, ma anche altre testate giornalistiche, mi definivano lo scultore granata, e da lì, insomma, mi è piaciuto, mi ha dato orgoglio,
e me lo sono cucito addosso, quindi ringrazio anche tutto il popolo Granata che mi riconosce come scultore Granata. 36esima giornata di campionato in Serie B con l'Alessandria che non è andata oltre i pari nella sfida interna con la Regina. Due pali e una traversa hanno impedito ai grigi di avvicinare la Spal in classifica nella lotta per la salvezza. Sentiamo una breve sintesi e commento post gara dell'allenatore dell'Alessandria, Moreno Longo. Si ferma tre volte sui legni della porta avversaria la speranza del Moccagat di raggiungere la Spal in classifica e tenere a distanza di sicurezza Cosenza e Vicenza. Ma niente da fare, alla fine è 0-0 in una partita tutto sommato equilibrata con le occasioni più nitide. Capitate i padroni di casa, ma con una Regina che quando spinge là davanti fa paura e sfiora anche il gol in almeno due occasioni. In commento post gara Longo non cerca scuse, si accontenta del punto e appare già rivolto al prossimo altrettanto decisivo match, quello contro il Parma. Tre settimane fa stavamo parlando di una squadra che poteva anche rischiare di non fare i play-out. Se ci avessero detto di fare 7 punti in 3 partite nessuno ci avrebbe creduto, li abbiamo fatti. È normale che ne avremmo voluti 9 o 12 o 15, però se li abbiamo fatti in tutto il campionato, farli nelle ultime 5, io voglio bene a tutti, ma non saremmo qua a giocarci la salvezza. Adesso l'obiettivo si chiama Parma, da lì in poi si chiama la Vicenza. Se saremmo stati bravi e fortunati a salvarci direttamente, bene, se no vuol dire che dovremmo vincere i play-out. Tutto ancora da scrivere quindi nella bella sfida tra le 4 squadre in lotta per la salvezza. Ecco le gare in programma sabato alle 14. I grigi giocheranno in casa dei parmensi, già salvi e reduci da 3 sconfitte consecutive. La Spal, con 3 punti di vantaggio sui Mandroni, ospiterà il Frosinone in cerca di punti play-off. Cosenza impegnato in trasferta a Pisa e il Vicenza in casa con la capolista Lecce. La Serie B è pronta ad emettere i suoi primi verdetti. Perché io avevo la gente a bordo campo in Frosinone-Foggia, aveva quasi alzato i minuti di recupero, avevo la gente a bordo campo che stava per entrare a festeggiare, mi ha preso con la 93esima, da una squadra che non aveva nulla da chiedere. Poi siamo andati a vincere i playoff e siamo andati in Serie A. Però uno che cosa doveva aspettarsi? Dire che vincono 2-1 e cosa fa? Il Foggia tira dietro la gamba, il Foggia ha giocato la partita. Ha fatto gol al 93esimo e ha fatto piangere uno stadio. Lo sport è questo. Quindi non facciamo discorsi che non servono a nulla sulle motivazioni, su chi si gioca qualcosa, chi no. Le partite, c'è un tappeto verde qua dietro che parla e che emette sempre sentenze. Quindi io non sono stupefatto di nulla e so come funziona il calcio. Quindi so che non ci regalerà niente nessuno. Bene, si conclude questa parte del TG, ora il meteo, dopo la nostra ospite Michela Cardinali, direttore del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, per parlare di un'importante opera di restauro in corso del pavimento della Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Dunque, restate con noi. Ancora insieme nella nostra parte di approfondimento del telegiornale, e siamo il telegiornale del Piemonte, ma vi portiamo idealmente a Gerusalemme, in uno dei luoghi indubbiamente più sacri per chi crede, ma comunque più ricchi di fascino e di storia probabilmente di tutta la terra, ovvero la Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Con noi come ospite c'è Michela Cardinali, che ringrazio davvero di essere qui nei nostri studi. Michela Cardinali è direttore dei laboratori di restauro della Scuola di Alta Formazione del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, questo per dare l'idea completa della carica e il suo ruolo, che poi ascolteremo insieme a lei appunto. È legato molto a quello che vi stavo raccontando, cioè sulla Basilica del Santo Sepolcro, dove sono iniziati dei lavori con il sollevamento della prima pietra da parte del Patriarca greco ortodosso, del custode di Terra Santa, il Patriarca Armeno e la loro benedizione. Lunedì 14 marzo, alla presenza delle autorità locali e internazionali, è stato annunciato l'avvio del restauro del pavimento della Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Voi potete immaginare, quando vai a toccare un pavimento già in casa, è una cosa complicata, immaginatevi nella Basilica del Santo Sepolcro. Quindi grazie davvero, direttore, di essere qui. Ho fatto un'introduzione un po' generale, ma la prima domanda che le faccio è proprio da piemontese. Vabbè, tutto molto affascinante, ma voi cosa c'entrate? Il nostro è un tema di conservazione e restauro, quindi provenendo
provenendo da un centro di conservazione e restauro che si occupa di formazione, di ricerca e di conservazione, per noi il salto è stato immediato. In realtà con la Terra Santa abbiamo avuto una collaborazione di lunga data, abbiamo avviato dei rapporti grazie all'Ufficio di Cooperazione Internazionale del Comune di Torino già a partire dal 2013 e da lì piano piano, attraverso collaborazioni che hanno riguardato prevalentemente attività di formazione, siamo giunti ad avere un rapporto proficuo di stima e fiducia con le comunità cristiane di Terra Santa. Da questo rapporto è nata una collaborazione, l'avvio di un progetto di conservazione e restauro che in realtà riguarda diversi ambiti correlati, come la verifica della stabilità dell'edicola di Cristo, l'implementazione di impianti, gli studi archeologici portati avanti dall'Università La Sapienza di Roma. Quindi un progetto piuttosto complesso che implica la messa in compartecipazione di diverse professionalità, di diversi studiosi, e che riguarderà in ultima istanza o in prima istanza la pavimentazione comune della Basilica del Santo Sepolcro. Quindi è un lavoro davvero affascinante ma complicatissimo, perché naturalmente ci sono tutte le stratificazioni storiche, ma questo voi siete abituati, insomma è il vostro lavoro, diciamo, ma ci sono anche tutte le complicazioni di tipo politico, giuridico, religioso. La Chiesa del Santo Sepolcro non appartiene, la Basilica non appartiene soltanto a una comunità, no? Noi siamo in Italia abituati a pensare la Chiesa, vabbè, è della diocesi, del Vaticano, così. In realtà lì è un po' più complicata. Sicuramente è un tema assolutamente complesso, è un patrimonio dell'umanità, è un patrimonio che riguarda tutti noi, è un po' il fulcro di interesse storico, interesse religioso, politico, come diceva. E quindi in questa attività progettuale si mettono in gioco non solo competenze di carattere tecnico e scientifico, ma anche competenze che vanno in qualche modo a soddisfare i diversi bisogni e a mitigare una serie di complessità. Ecco, che cosa, qui infatti vediamo il discorso che facevamo, le diverse presenze religiose all'interno della Basilica, e d'altra parte, pur seguendo i vostri lavori, ci sarà anche la possibilità, continueranno, no, a esserci i pellegrinaggi, le funzioni religiose, le celebrazioni. Sì. Una delle richieste principali ricevute dalle comunità cristiane è stata proprio quella di mantenere costantemente aperta la Basilica, perché il ruolo che gioca da un punto di vista religioso, storico, di avvicinamento delle culture è estremamente fondamentale. Quindi durante i nostri lavori sarà comunque possibile accedere ai luoghi e possibile svolgere tutte le liturgie che quotidianamente vengono svolte dalle comunità. Ecco, le chiedo anche, ma entrerete anche nella parte probabilmente più sacra, dove c'è il sacello, credo si chiami, l'edicola, no? Il luogo, sì, dove c'è la famosa pietra del santo, la famosa lastra di marmo, qui sotto ci sarebbe stato, secondo la tradizione, il sepolcro di Gesù. Allora, l'edicola di Cristo non sarà, diciamo, interessata da questo intervento, poiché è stata già oggetto di un'attività di conservazione e restauro svolta dall'Università Politecnica di Atene, che si è conclusa nel 2015. Naturalmente abbiamo documentato il luogo, abbiamo valutato anche lo stato di conservazione dell'edicola, ne valuteremo la stabilità nel tempo con un'attività di monitoraggio realizzata da dei geotecnici, degli specialisti del settore, però non sarà oggetto di restauro conservativo delle superfici decorate dell'architettura. Ecco, mentre invece tutto il resto, un'altra parte di pavimentazione sì, ma ci sono delle, ovviamente chi pensa agli archeologi pensa un po' a Indiana Jones, anche se naturalmente siamo totalmente fuori luogo, ma insomma la cinematografia ha sempre un suo fascino, ecco. E potrebbero esserci delle sorprese, adesso al di là dei... Però, insomma, in un posto così affascinante e stratificato di storia. Diciamo che gli archeologi dell'Università La Sapienza si aspettano naturalmente di documentare quanto più possibile la storia e questa stratificazione di luoghi, di culture, di processi liturgici. Quindi ogni documento sarà prezioso. Ci sono delle parti che non sono state mai indagate di queste superfici, soprattutto del suolo, quindi ci si può aspettare che da queste parti giungano delle informazioni inedite. Non sappiamo ancora
ancora, possiamo dire, di quale tipologia, però sicuramente ci saranno dei dati estremamente interessanti da studiare e approfondire poi nel tempo. Per quanto tempo andranno avanti questi lavori? Si presume che possano durare 26 mesi, così dalla nostra pianificazione. Naturalmente ci possono essere dei momenti di particolare necessità di approfondimento tecnico e scientifico, quindi ci possono essere degli slittamenti in avanti, no? Però le tempistiche attualmente prevedono 26 mesi di lavori. E i lavori, quante persone sono lì a lavorare concretamente? Allora, da un punto di vista delle attività conservative, in questo momento c'è un piccolo nucleo di restauratori, ovvero 6 restauratori professionisti, perché siamo in una fase di diciamo cantiere pilota di definizione di una serie di attività e di avvio delle attività. Da un punto di vista degli studi archeologici, un gruppo piuttosto cospicuo di studiosi, di borsisti, di ricercatori dell'Università La Sapienza, e quindi ci saranno più di 15 persone. Ecco, e lei è stata lì. Sì, insomma, le chiedo, molte persone, anche magari anche soltanto seguendo i pellegrinaggi, hanno avuto modo di esserci. Sicuramente lei c'era lì con un'altra veste e magari anche riuscita ad arrivare in luoghi o comunque a vederlo da punti di vista diversi. Per chi fa il suo lavoro, per chi ha il suo percorso professionale, ecco, immagino che sia piuttosto emozionante essere lì in quel luogo. Devo dire che la nostra professione è fatta di tante rigidità scientifiche, di dati oggettivi, certo, propri della tecnica e della scienza, però entrare in un luogo così denso di storia e di rapporti umani continui, certo, e proficui, devo dire che è molto molto emozionante. E vivere anche con le comunità cristiane è particolarmente arricchente, ciascuna a suo modo e dal proprio punto di vista fornisce elementi che non sono solamente riguardano solamente il progetto, ma che riguardano la quotidianità, no, della comunità cristiana in un luogo, certo, così speciale e unico al mondo. Allora, abbiamo parlato però della scuola di alta formazione, del centro conservazione e restauro della Venaria Reale, abbiamo anche delle immagini che ci riportano a Venaria, quindi più vicino a casa nostra, qui vicino a Torino appunto, e vogliamo ricordare l'importanza della scuola, appunto di questo centro che non a caso infatti viene chiamato per lavori di tale livello come quella appunto alla Basilica del Santo Sepolcro, insomma. Il centro è attivo dal 2005 e con 3 principali obiettivi strategici e statutari, quello della ricerca, della formazione e della conservazione. E questi obiettivi si integrano costantemente in tutte le nostre attività. In particolar modo l'attività di formazione viene sviluppata per la crescita della professionalità del restauratore dei beni culturali grazie al corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali dell'Università degli Studi, che sviluppa questa attività in convenzione con il Centro di Restauro e Venaria, ma la nostra scuola svolge ormai da anni un ruolo importante nella formazione post-universitaria per l'aggiornamento professionale. Lo fa sia nel contesto territoriale, sia a livello nazionale che internazionale. E proprio questa possibilità di integrare le competenze con lo sviluppo della comunità scientifica, lo sviluppo delle competenze, ci ha permesso di entrare in un luogo così speciale come quello del Santo Sepolcro. Qui stiamo vedendo delle immagini con si chiamano studenti? Assolutamente, okay, sì, sono studenti universitari. Perfetto. Sono studenti. E che si trovano a imparare, poi a lavorare direttamente su veramente simboli e emblemi che appartengono all'arte antica, moderna, sì, contemporanea. Leggevo qui dall'antico Egitto, i Pompei, i maestri del Rinascimento, al Novecento. Vi passa davvero tutta la storia tra le mani, e veramente, è il caso di dirlo, tra le mani. Sì, abbiamo un privilegio assoluto. Noi conservatori, restauratori, abbiamo la fortuna di poter entrare in contatto vivamente con la nostra eredità culturale e abbiamo la grandissima responsabilità di preservarla e trasmetterla al futuro. Quindi sicuramente il nostro ruolo per la cultura e per il futuro della cultura è estremamente significativo e importante. È cambiato il modo di approcciarsi all'idea di restauro? So che è un tema in realtà estremamente complesso e di certo non lo affronteremo in 2 secondi del telegiornale, però forse proprio per un pubblico magari meno avvezzo a queste discussioni può sembrare strano. Dice, vabbè, restauro, basta rimettere le cose così come erano. Non è proprio così.
In realtà il restauro, l'atto pratico dell'intervento di restauro è frutto di un processo di conoscenza approfondita di luoghi, di manufatti, di opere d'arte. È un percorso che a ritroso rivive in qualche modo e rimette insieme una serie di testimonianze e informazioni sugli oggetti, ti permette di leggerle, di indagarle da un punto di vista scientifico e solo al termine di questo processo di condivisione anche con chi ne dovrà fruire e ne preserva, diciamo, ne tutela il significato e i valori, si giunge un'attività tecnica che mette insieme queste importanti informazioni. Naturalmente con il tempo abbiamo a disposizione tecnologie e sistemi innovativi che ci permettono di lavorare sempre più in modo meditato e consapevole. Diciamo che è un po' come un chirurgo, ecco, prima di mettere le mani deve aver studiato molto molto a lungo il corpo umano, altrimenti assolutamente, fai dei danni. Ecco. Assolutamente, lo stesso approccio, quindi frutto di estrema conoscenza. Certo. Grazie davvero a Michela Cardinali, direttore del laboratorio di restauro della Scuola di Alta Formazione del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Buon lavoro alla Basilica di Santo Sepolcro. Il fatto che ci sia un po' di Piemonte lì a fare un lavoro così importante non può che riempirci di orgoglio, anche se noi non c'entriamo niente, ma ci sentiamo orgogliosi per voi, diciamo, e così come per tutti gli altri lavori che fate. Noi l'aspettiamo ancora perché è bello appunto raccontare anche ai nostri amici e telespettatori piemontesi quello che dal Piemonte parte e va in giro per il mondo. Quindi, grazie a tutti voi e grazie per questo invito che accolgo molto volentieri. Grazie ancora, a presto allora, e abbiamo concluso questa parte del nostro telegiornale. Come sempre grazie per averci seguito. Ora si continua con i programmi di GRP.